Dream, so che mi senti, non smettere mai di sentirmi, sarò con te per sempre. Per sempre Dream. Dream, potresti non andare nel tuo mondo mentre parlo? Oh sì, scusami Norville. Riguardo la festa, credo ci sia un grosso problema con il nostro piano. Un grosso problema? Di che parli? Beh, diciamo che non siamo i ragazzi più popolari a scuola. Ma dai, sono uno youtuber famosissimo. Come puoi dire che non siamo popolari? Potremmo offrire dell'alcol. Dopotutto viviamo in una società che spinge sempre più i giovani ad adattarsi alle masse per potersi sentire integrati all'interno di un gruppo. Ed è saputo che in gergo giovanile usufruire di grosse quantità d'alcol è visto come un qualcosa di veramente cool. Porca troia, siamo dei cazzo di sfigati. Certe volte mi chiedo cosa non vada in te. Scusatemi, soliti pensieri da essere umano. Ehi ragazzi, passavo per di qui e non ho potuto fare a meno di ascoltarvi. Il ragazzo silenzioso. Non c'è bisogno di organizzare nessuna festa in mio onore, vi ho aiutati con piacere durante la verifica. Però mi sento in dovere di ricambiare il favore. Già, senza il tuo aiuto non avremmo superato il compito. Ad essere onesto, c'è un motivo ben specifico per cui l'ho fatto. Vorrei che mi aiutaste ad entrare al ballo studentesco. Il ballo studentesco? Bro, quella è roba per fighi. Nessuno di noi tre è mai riuscito a entrare. Già, secondo alcune voci sembra che i requisiti per essere ammessi siano troppo alti per un comune studente. E inoltre è necessario avere una ragazza che ti accompagni. E sappiamo tutti che per un'occasione del genere nemmeno le più disperate sarebbero disposte a uscire con noi. Ragazzi, siete troppo negativi. Ho un amico che fa parte degli organizzatori e posso garantirvi che è tutta apparenza. Non è altro che una stupida serata fatta di musica scadente e patatine comprate all'Eurospin. Il gioco sta tutto nel far credere agli altri che si tratti di qualcosa di esclusivo. Chi non riesce a entrare resterà con l'amaro alla gola pensando di aver perso l'occasione della sua vita. Mentre chi riesce a farcela e si rende conto di quanto la serata faccia schifo comincia a fingere di essersi divertito per non passare come un idiota che si è impegnato per nulla. Ovviamente potete non credermi, ma vi assicuro che vi basterà fare come vi dico io e l'ingresso è assicurato. Però non capisco, se hai amici nello staff e sai tutte queste cose, perché hai bisogno di noi? Beh, diciamo che le ragazze che frequentano questa scuola sono un po' fuori target per me, e purtroppo non posso presentarmi con un insegnante. Non preoccuparti, Walter. Troveremo delle ragazze per il ballo. Perfetto, vi raccomando, sto ponendo molta fiducia in voi. Ok ragazzi, chi di voi ha mai parlato con una femmina? Valgono solo quelle appartenenti alla razza umana. Io ho una migliore amica, ma è lesbica. Siamo fottuti.